Malena Tuzzi, PJ, adesso ti chiamo PJ anch'io perché ho sentito questo nome nell'aria, che piacere incontrarti per questa edizione di Milano Design Week. Vabbè, due parole per così, insomma, come abbiamo iniziato la città di Milano, come si presenta oggi? Abbiamo aperto ieri il nostro, diciamo, nuovo store di Via Durini, per quanto siamo qui dal 2006, che diciamo in questa location storica come Palazzo Caproni, che ospita il cuore pulsante del design per Natuzzi Italia ma anche per la città, e che ci ha stimolati l'anno scorso nel reinventare lo store concept con Fabio Novembre. Quindi è la seconda Milan Design Week dove vediamo un po' le reazioni del pubblico, ed è molto speciale vedere come la nostra concezione di ospitalità mediterranea, pugliese, fusa a un binomio poi di interior design e di sofisticazione anche dei prodotti, dove portiamo il gotha e il non plus ultra delle nostre collezioni, tutto ciò venga poi ben apprezzato. Ieri un bel traffico, oggi primo giorno di apertura della fiera, quindi la mattinata un po' più tranquilla, ma ci aspettiamo un pomeriggio molto caldo. Proprio l'anno scorso, insieme a Fabio Novembre, che è parte integrante anche del vostro nuovo progetto che poi racconteremo, avete ridisegnato tutto il concept degli store Natuzzi, in realtà non solo di questi, poi perché sarà, diciamo, adottato da tutti i vostri flagship store e showroom in Italia o anche all'estero, non so ora bene quanti siano. Allora, considera che abbiamo già aperto una serie di location con questo store concept in giro per il mondo. L'anno scorso abbiamo aperto 6 store in Cina con questo nuovo store concept, uno a Vienna, 3 in America. Un mese fa abbiamo aperto San Diego, nei prossimi 4 mesi apriamo Boston, un nuovo store a New York, Atlanta e Houston, Texas. Quindi è uno store che sta piacendo molto, sta prendendo piede e sostituendo la vecchia generazione dei negozi, appunto, Natuzzi Italia in giro per il mondo, che sono non necessariamente flagship. Quindi questo è un concetto di architettura di interni a livello retail che si adatta a più format, che non possono solo essere flagship, non lo sono per la moda, figurati per il nostro settore. E sta espandendosi in giro per tutte le nuove aperture, sostituendo alcuni vecchi negozi che per Natuzzi Italia oggi contano circa 300 monomarca nel mondo. Concept che tra l'altro richiama moltissimo quelle che sono le emozioni, le luci, i sapori della Puglia. Infatti non a caso l'ha disegnato Fabio Novembre, quella in l'installazione è molto pugliese, insomma, ecco, anche a livello architettonico, proprio le forme geometriche, eccetera. Considera che Natuzzi Italia si ispira al lifestyle mediterraneo e o pugliese, in quanto per noi heritage e quindi eredità e quindi cultura che ha nel tempo, no, cercato di tradurre tutti gli aspetti di architettura di interni ed esterni, natura, sapori, colori, no? Questo mondo caleidoscopio di ispirazioni che noi prendiamo, reinterpretiamo e traduciamo in un concept di hospitality, no? E questo penso che sia molto speciale per un brand che fa prodotto e architettura, più che architettura, decorazione di interni. Quindi questo senso of hospitality mediterraneo o pugliese, ma comunque caldo, italiano, no, di base, tradotto in un concept poi di negozio di interior, sta piacendo molto. E quindi stimolare un designer e un architetto come Fabio a dare il suo tocco molto, diciamo, sempre guidato dalla narrativa, no? È uno storyteller, è un cantastorie che poi con gli archi e le luminarie ed altri elementi materici o più visivi è riuscito a creare un qualcosa di molto esperienziale, che è ciò che penso oggi vogliono un po' tutti i consumatori, no? Vogliamo essere un po' sorpresi mentre stiamo lì a investire i nostri soldi, vogliamo comunque avere un ritorno emozionale. Se queste emozioni vengono dalle nostre terre, è ancora meglio, che possa essere anche il mio auspicio, che possa essere anche da traino al turismo, che è una voce importantissima per il nostro paese. Tutto questo amore per alcune terre nasce anche grazie alla moda, grazie al design, grazie ad aziende che lo rievocano in qualche modo. I
un nuovo progetto che vediamo fuori, un'installazione con edizione limitata come omaggio ai Negramaro, il coniglio the Green Rabbits. Come vi è venuto in mente? La riformulo, come vi è venuto in mente? Allora, guarda, in totale onestà, nasce da un invito a colazione da parte di Giuliano, che è un caro amico, un fratello, anche lui ovviamente pugliese, così come tutti i Negramaro, quindi NNN, novembre Natuzzi Negramaro, si incontrano a colazione, invito di Giuliano, e ovviamente Giuliano intendeva celebrare il ventennale dei Negramaro, che avviene in questi giorni, con una collaborazione nel mondo del design durante la Design Week. E quindi da quell'idea io dico: ragazzi, ma è l'anno del coniglio. Allora lì tre lampadine si sono accese, abbiamo iniziato a sognare su questo coniglio che in pochi giorni è diventato un render di Fabio, di una poltrona che appunto rievoca il coniglio, ma poi come messaggio cerca di stimolare anche un po' sentimenti molto più liberi e nobili, quale l'amicizia, la libertà creativa, espressiva, valori di libertà di pensiero che sicuramente noi eclettici, creativi, spinti da questo amore per l'arte e la creatività vogliamo celebrare, e quindi la Design Week è sicuramente il momento migliore in cui farlo. Grazie mille per questa bella storia, Pasquale Natuzzi, e buon proseguo di questa Design Week e buona festa soprattutto con il Negramaro domani sera. Grazie.